E oggi parliamo di un clamoroso colpo di mercato, un clamoroso colpo di mercato sull'asse Paris Saint-Germain-Ajax. Vi vado a spiegare. Più di una volta avevo sottolineato il fatto che, e non mi ero lasciato stortare dalle varie voci, che Rabiot lascerà il Paris Saint-Germain. Offeso dal calcio francese, offeso per non essere andato come ovviamente protagonista ai mondiali che hanno visto la Francia diventare appunto campione del mondo, il giocatore vuole lasciare il calcio francese. Era rassegnato il Paris Saint-Germain, ci ha invece ripensato, ha cercato il rinnovo, ma non c'è nulla da fare. E io già da qualche mese vi avevo già detto che Rabiot sarebbe andato e andrà al Barcellona. Me l'hanno ribadito qualche giorno fa. Però qualche giorno fa mi hanno anche detto quale sia l'obiettivo del Paris Saint-Germain per prendere, tentativo subito a gennaio, l'alternativa a Rabiot destinato al Barcellona. È un giocatore che è un protagonista all'Ajax, si chiama Frenkie de Jong, da non confondere con l'altra de Jong del scusate, del PSV, che è una punta. Invece Frenkie de Jong è un giocatore di centrocampo, può fare il centrale, può ispirare le punte ed è l'obiettivo del Paris Saint-Germain. Costo 40 milioni, il Paris Saint-Germain, nonostante i problemi del fair play, vuole puntare su questo giocatore. Deve vincere però la concorrenza di un'altra grande squadra. Il Manchester City, nell'entourage di Guardiola, si dice che sia uno dei desideri, dei sogni di Guardiola per i piedi dolci di questo giocatore e per le sue trame, ma il Paris Saint-Germain è in vantaggio e dunque clamoroso scambio in un gennaio che sarà molto caldo, o meglio clamoroso acquisto con Rabiot che va al Barcellona e ci sono grosse possibilità che Frenkie de Jong vada al Paris Saint-Germain. Quindi questo è il grande colpo clamoroso di mercato, ma c'è un altro nome che vi so dire, magari squadre meno, diciamo, meno celebrate, però un altro colpo di mercato perché parliamo di un giocatore che diventerà uno dei giocatori più forti dei prossimi anni. Parliamo di Amadou Aïdara, giocatore di 20 anni, maliano, e attenzione, attenzione al mercato del Mali. Ci sono stati dei dirigenti che sono stati anche in questi centri della Nigeria per vedere i giocatori, ma uno dei nuclei di calcio africano che producono grandi campioni può essere proprio il Mali, non dimenticatelo. Eppure, appunto, e dunque Amadou Aïdara verrà trasferito, sempre sotto gli ordini della stessa casa madre, come sponsor, dal Salisburgo, dove ha brillato come giocatore centrale, e passerà, quasi ovvio, all'Ipsia, sempre Red Bull di Leipzig, o Lipsia, sempre di Red Bull si tratta. Quindi questo altro scambio, anzi questa altra cessione importante di un giocatore, seguitelo nelle cronache televisive delle partite del Leipzig o nelle partite del Salisburgo in Europa League. Amadou Aïdara sarà un altro dei grandi colpi di mercato del prossimo gennaio, ma attenzione, Rabiot al Barcellona, come ho sempre sostenuto, e tentativo del Paris Saint-Germain che ha già fatto l'offerta, ha già sottoposto l'offerta all'Ajax per Frenkie de Jong.